La nautica in Toscana è tornata ad alti livelli produttivi, aumenti di fatturati e di profitti. I numeri delle esportazioni del distretto Viareggino nel primo semestre di quest'anno parlano infatti di un netto aumento del valore delle vendite all'estero, sia rispetto al 2020, periodo segnato dalla crisi pandemica, sia al 2019, cioè prima che arrivasse il Covid. Dati senza dubbio positivi, sebbene l'andamento del mercato nautico sia di difficile lettura nel breve periodo, perché soggetto a oscillazioni legate alle caratteristiche delle produzioni che si articolano su un arco pluriennale. Segnali incoraggianti per il comparto arrivano in questi giorni anche dalla seconda edizione del Salone Nautico di Bologna. È una fiera che quest'anno incomincia a prendere più corpo, incomincia ad essere importante perché abbiamo raddoppiato gli spazi, abbiamo raddoppiato il numero di imbarcazioni. Quest'anno abbiamo circa 200 imbarcazioni esposte qui dentro e ci sono tante novità, tante anteprime mondiali. Già il fatto che essere qui significa credere in questa fiera, ma poi stare a fare investimenti importanti, perché preparare un modello nuovo significa spendere tanti soldini. E preparare il modello per venire qua in Fiera Bologna significa che uno ne prende atto, ne prende coscienza di quanto potenzialità c'è in questa fiera.